Questa è l'immagine direttamente dal VAR, che come vedete ha già impostato le telecamere necessarie che gli servono. Buono, quello è buono. Ok. Controllo la padula. L'assistente ha detto per me è buono, si controlla la padula perché è la padula che è intervenuto direttamente sul gioco. Stanno controllando. Bisogna annullarlo. Bisogna annullarlo. Voi sentite il VAR che capisce subito. Manga, il discorso di la padula, calcio di punizione in diretto, la padula è dentro gli l'area. E fallo. Gli comunica che la padula è entrato prima. Ammonito. Questo non prescinde dalla possibilità proiezione del corpo. Voglio essere chiaro. C'è un errore. Prima la padula. Adesso questo viene fatto tutto proiezione per farvi vedere anche come funziona e il perché viene fatta tutta questa tecnologia. Cioè questa è la linea che deve passare sul piede del giocatore. Va bene. In blu la verticale, che è la proiezione che viene fatta a terra. Primo esempio. Okay. Attaccante, forse mano, forse mano, fammi vedere. Per me è mano. Qui sentite il VAR che sta verificando. Dammi il punto di contatto. Una retroporta. Aspetta che controlliamo possibile mano di mano. Vai, fammi vedere. Sappiate che questi comportamenti peggiorano la comunicazione, quindi rallentano la review. Stiamo controllando. Vai. Vai. Stiamo controllando un po' di punto di contatto. E quello mi devi controllare. Punto di quello mi devi controllare. Ma lo lascio, la prendo di mano. Dammi il punto di contatto. Fermo. Fermo sul punto, sul braccio. Sul primo controllo, questo. Ok, vai. Vai. Dammene un'altra. Perfetto. Ok. Manga, vieni a vedertelo, la prende con la mano. Ok. Va bene, gli diamo questa, ferma così. Vi prego di fare una considerazione. Guardate adesso la reazione dei giocatori. Dagli di nuovo il punto di contatto. Fermo, ok. Io faccio anche giallo io, eh. Vai avanti. Vai avanti. Vai. Vai. Io faccio anche giallo, eh. Ok, ok. La mano là, giusto? Perché se la gente l'ha fatto con le mani di assenza, sì. Mano là, 44. Perché se fai gol nell'immediatezza? Ma lo cancelli della munizione. No, la levo. Perché ma lo sai come funziona, dai. Perfetto, comportamento dei giocatori. Perfetto, c'è il capitano. Parla il capitano, bene. Abbiamo bisogno che il capitano prenda l'autorità necessaria in campo. Bene, ottimo. Questa è immediatezza. Corto, occhio cross. Cross, ok. Mano per me. Mano dell'attaccante, fammelo vedere. Mano. Aspetta, non riprendere, mi sembra un mano in diretta. Aspetta. Fammelo vedere. È mano. Aspetta. Allora... mi devi, c'è un tocco di mano dell'attaccante che è del numero Okaka, no 4. C'è un altro 4. Aspetta. Opoku. Vai, apri il segno della review perché c'è un fallo di mano del 4. Apri il segno della review e vieni a vedere. Fai il segno della review e vieni a vedere. Quale vuoi vedere, questa, la stretta? Gli fai vedere questa oppure questa? Va bene. Casualmente la mano giallo, ma è petto per me. L'arbitro dice guarda la mano, beh. Però per me è petto. Giallo, aspetta un attimo. Fermo sul punto. Te lo devo guardare in dinamica, aspetta un attimo che la prende con la mano. Te lo devo guardare in dinamica, ricordatevi sta cosa, dinamica. Ti apro la super slomo. Vediamo se è mano o no, di Caleon lì. No, da qua non mi piace. Centrale, certo. Allora, guarda questa. Vai. Allù. Allora, lui la controlla con la mano. In dinamica. Okay. Quindi in dinamica. Lui sì, vieni a vederlo. Mandali un po' più veloce. Ve lo faccio vedere tutto perché è più interessante. Così vedete come lavorano. Fammelo vedere.
Sono dietro. Qui sentite che è l'arbitro che chiede direttamente avanti e indietro. Allora ti faccio vedere se è dentro, aspetta, dammi la letto altra, un attimo giallo, è dentro. Anche questo approccio è quello positivo, compreso ovviamente nel momento in cui arriva, adesso arriva il capitano e chiede informazioni. L'arbitro, se arriva il capitano, deve spiegare. Se l'atteggiamento è comunque di vorrei sapere che cosa è successo, voglio sapere che cosa è successo, l'arbitro deve parlare. Buono. Controllo, occhio dentro. Fammi vedere come ginocchio, la prende. Per me è ginocchio. Fammi vedere come la prende. Ha fischiato rigore. L'arbitro fischia rigore. Aspetta, Fabio. Perché ovviamente non può vedere l'ampiezza di dove è lui, è messo così, non si rende conto delle posizioni del braccio, vede solo un braccio che arretra probabilmente dopo che viene colpito. Questo è un comportamento ma di assoluto rispetto, quello che ci auspichiamo sempre, perché se voi sentite non c'è confusione dell'arbitro che crea pressione al VAR che sta controllando. Faccio rivedere come fai. Sì, è troppo. Vai piano. Come fai? Come la prende? Prende col braccio lì. No. Fabio, vieni là a rivedere. Fabio. Vedete quanto Fabio tempo si deve perdere Fabio, perché stiamo parlando? È meglio vieni a rivedere, veniva prima, ci mettevamo 10 secondi in meno. Sì. Vai, vieni. Zoomata così va bene? Va bene. Non c'era fuorigioco sull'azione, vero Gomez? Sì, era buono. No, era buono. Controlliamolo un attimo. Controlla Gomez sull'azione. Adesso... Vai, fagliela vedere. Fabio, comanda a te, vai. Ci vedi? Ci vedi, è bellissimo. Dopo che ha dato un rigore così, scusatemi, Fabio, la battuta ci stava. La prende di pugno sinistro, sì. Ma è quasi già per metterla dietro. Ma è già attaccato al corpo. È attaccato, per me non è rigore, Fabio. È di mano, ok. Abbiamo un'altra immagine fuori dall'altra parte? Dall'altra parte non c'abbiamo niente. Io ti fermo il punto di contatto e leggeriamo tutto. Se vuoi ti metto Fabio. Questa qua dall'altra Vai. Parte. Bravo. Però fai prima il punto di contatto. Fai prima il punto di contatto. Con l'altra fai il punto di contatto. Okay. Aspetta qua. Fermo, gli fai vedere tutte le altre immagini. Okay. Okay. Aspetta che te le giro. Va bene. Abbiamo questa qua da lontano. Questa comunque che non si vede niente. Perché il braccio è tutto il corpo. Io vedo il corpo. Poi questa qua stretta di mano. Ma non vedo questa avvicinanza al dietro alte coperta. Andiamo. Tattica retro. Coperta. Ecco, bravo. Vai piano. L'unica che ti dà la forza è quella che ti ho fatto. Rigore. Vai. Posto. Cioè, è un braccio che è sopra l'altezza delle spalle. Quello è gomito, fammelo rivedere, fai vedere. Fai indietro dalla reverse. Allora, pallone a centrocampo. Ferma il gioco. Allora, ti aspetta che guardo solo la pipì perché la prende pienamente di gomito ed è staccato dal corpo. Okay, aspetta, fammi vedere la pipì. Tranquillo. Vediamo se riesco ad andare avanti. Program. Vai all'indietro. Program. Vai. Lasciala andare adesso al volo. Perché sta controllando il fallo di Ma. Che provato. Lasciala andare. Ok. Non venire. Fammi indietro sto pezzo di Cornelius. Qui ovviamente verificano nella pipì anche un eventuale fallo nella fase d'attacco. Che non c'è perché la prende di petto e non di mano Cornelius, vanno avanti, verificano, c'è solo il tiro e lo chiamano. Tra l'altro il giocatore ammonito credo prima. E prima ancora di andarlo a vedere c'è chi gli dice occhio che è un tiro in porta e il giocatore è già ammonito, tiro in porta, fallo di mano, è da regolamento ammonizione, non ci sono dubbi, questo lo sapete, è il punto di contatto, poi dopo te lo ordinalo tu, questo è il punto di contatto. Ok. Perfetto, dammi l'altra camera la reverse per vedere dove è il braccio, se aumenta. Qui fa una considerazione, voglio vedere se il braccio è fuori dalla sagoma del corpo, cioè se aumenta in qualche maniera la superficie di volume. Giusto. Vai tranquillo. Via. Questo è il comportamento che non va bene. Via! Sta a morire, tipo, passa. Porta! Ma porca la mano!
Guardate un attimo, questo non è, non è da poco, eh. Noi chiediamo al capitano di prendere più forza, indubbiamente, perché se no gli arbitri non parlano. Da regolamento, se tira in porta è giallo, lui era già morito, deve uscire, aspetta, è rigore, perché fa così, l'abbiamo visto, poi lo rivedete, per me è calcio di rigore, può essere, scusatemi, ditemi voi, può essere, è un'immagine bella che diamo del prodotto calcio questa, è quella che volete? Posso vedere mano? Ok, lascio andare. Posso vedere mano? Non l'ho vista io. Ho tolto spalle o braccio. Vai. L'assistente dice non l'ho vista io e l'arbitro dice non so se è spalla o braccio, al dubbio, perché come posizione è messo così e non lo vede bene. Il VAR verifica. Non so se è spalla o no. Stiamo guardando. Com'è? Qual è? La stretta. La stretta e la reverse. Via via, tutto di contatto, eccolo. Lo vedi? Vai indietro. Sembra la testa della spalla, Gigi, al braccio alto, la testa della spalla, controlla. C'hai un'altra camera? C'è un'altra camera? No, il punto di contatto, voglio vedere. Braccio alto, eccolo, non so se ho spalla o qua. Sì, lo prende, lo prende sulla braccio. Io lo faccio vedere? Sì. Sta controllando. Guarda, aspetta, vedi, faccio vedere anche... Vedi la PP, vedi. Verificano la PP perché nella PP hanno detto ci sono due situazioni di possibile fallo di mano. Adesso le vanno a ricercare, che ovviamente devono verificarle. Eccolo. Vai avanti. Questa. Vedi questo? Questo qua voglio vedere, questo di Gio Pedro. Fammi vedere, vuole prendere? No, è petto. Petto, te la faccio andare. Vedi dopo Simeone in grado. Vai. E l'altro questo. Simeone. Ok, perfetto. Trovami l'immagine, scusami. Allora, te lo voglio far vedere, scusami, vieni a vedere un attimo, vieni a vederlo. Cosa vuoi vedere? Quale camera vedere, ti vuoi dare? Queste qua, queste due, va benissimo. La stretta e la reversa. Si può abbassare il volume? Braccio, rigore. Fammi vedere chi la prende col braccio, difensore, perfetto, bellissimo. Aspetta, guarda, c'ho anche la stretta. Questa sembra già buona. La prende lui, difensore. Tutto un posto. Sto controllando, giallo. Ti metto la GLT di nuovo che magari zoomata dopo. Program? Però è distante, allora, non riesco qua a vedere. Sembra. Tranquillo. Perfetto, braccio in largo. Questo è rigore, tutta la vita. Dal program. Adesso il program. C'è la retrobassa là, questa qua, rigore. La retrobassa anche? Quale ha mandato loro? Questa. Anche la GLT. Giallo, devo solo controllare la passata. Perché l'immagine che vi hanno fatto vedere inizialmente è quella che crea confusione. Cioè io vi faccio vedere come, e dopo ci sarà un'immagine a sinistra, un'immagine a destra, a seconda della prospettiva che voi utilizzate, uno è rigore e l'altro no. E questo è come possono influenzare anche il vostro modo di vedere le cose. Guardate. Buonissimo. Sentite anche l'arbitro. Cancellalo quello di prima. 4-1. Buoni. Come l'ha presa? Ah, se la calcia da solo. L'arbitro dice se la calcia da solo. Confermo che se la calcia da solo. Guardate questa e guardate questa. Qui mi sembra che non la tocchi. E va direttamente sul braccio. È rigore. Qui è chiaro che la gioca e non è rigore. Due prospettive dello stesso episodio. Cambiano completamente il giudizio, eh? Porca puttana. Tant'è che l'arbitro, il VAR, quando rivede solo questo, dice... Avete sentito? Ha alzato il volume nel momento sbagliato, quindi... perde più tempo, un attimo più di tempo per verificare questa giocata. Glielo mando, lo mando, lo mando. Sì, sì. Però lo tocca. Lascia fare. Vedete quanto è più evidente da qua e quanto dall'altra sembra addirittura che non la devi. Questo è come le immagini possono influire sul vostro giudizio, indubbiamente. Prego. Buona. Fammi vedere che chiede un mani. Tutti buoni, ancora, tutti buoni. Ancora buoni. Attacca al Brescia. Sì. Poscia. Questo. Niente. Sì. Guarda la dalla reverse. Va. A metà campo siamo. Siamo a metà campo. Aspetto. E non lo vedo se impatta però da qua, Albi. Qui anche l'operatore era all'inizio, evidentemente, perché non...
Aspetta, non riprendere il gioco. Gegè, non riprendere il gioco. C'è Vitelli. Belli porti rivedere. Ho bisogno di... Aspetta, Gegè, stiamo controllando un possibile fallo di mano in area di rigore. Ho bisogno del punto di contatto, Albi. Allora, qua... Sì, è questo qua. Dobbiamo riverificare. Vedete l'operatore quanto tempo si perde quando sbagliano anche loro? Cioè, sta guardando il colpo di testa piuttosto che il fallo di mano. Cercami un'altra camera. Ho bisogno di altre camere. Ti ho chiesto di altre camere. Stiamo riverificando una situazione in aria, buoni. Okay. Gegè, vieni a vederlo. Vieni a vederlo. Apri. Dentro, occhio là. Controlliamo. Braccio, Jack. Sì. Guardiamo il braccio, Guardiamo il braccio. Vai. Vogliamo prendere le braccia, controlla, matto. Vai. Sì. Aspetta un attimo, aspetta. Vai. Oh, ma sei l'attaccante, ragazzi? No, cazzo. Io non ho visto... Vai gioca! No! Controlliamo il fallo di mano del difensore. Okay. Controlliamo un fallo di mano del difensore. Dimmi se va fuori. Tiro. Perfetto. Vai. 50. È rigore questo, ragazzi. Guarda, aspetta. Se vuoi ti metto anche la stretta. Vai questa. Sì, l'ha presa con la mano, ma ce l'ha attaccata al corpo. Sta girando, ce l'ha. Questo è importante. L'arbitro dice: l'ha presa con la mano, ma è attaccata al corpo. Il VAR deve verificare se è attaccata al corpo o no. Sì, Mazzo, aspetta, Mazzo. No, questa non va bene, dammi un'altra. Questa non è attaccata al corpo. Come valutazione, vuol dire che ha sbagliato valutazione, l'ha vista male, perché da dove siete voi non riuscite a vedere bene la. Allora, forse la Gialetti. Fammi vedere. Adesso qua è un po' lungo e purtroppo non riesco ad andare avanti, è in attesa, stanno valutando il VAR, dopo lo vedete nella review, perché comunque verrà fatta una review qua. Mauri! Un film review. Dalla Gialetti va bene? Un palo? Mauri! Aspetta, fammi vedere. Mauri! Non ti sento, dimmi! Allora, vieni a vedere. Allora, ti farei rivedere perché quando Leao controlla la palla c'è un tocco di mano con il braccio largo di Biraschi. In corso, time code 22:01. Aspetta, che ti sta venendo Biraschi, fermala! Allora, basta sul punto, ok? Allora, parla. Vediamo solo questa, Paolo, vuoi un'altra camera? Allora, Mauri, ti faccio vedere il punto di contatto e poi te la faccio vedere dinamica. Il braccio è molto largo e la palla gli arriva sul braccio. Ok, fammi vedere punto di contatto, ti faccio vedere in dinamica. Fai la vedere normale. Questo è il punto di contatto. Ok, il movimento lo fa. Però l'unica cosa che da valutare è che prima la tocca, vedi che c'è un tocco simultaneo dall'attaccante. Ma, sì. Guarda, te ne posso mettere altra. Io non la tre anche. Guarda. Ok. Guarda questa inquadratura. Anche dalla stretta. Ma lui la tocca. Mazzo. Sì, è il nostro collega dell'RR. Eccomi, Mauri. Mazzo, non ti sento. Sì. Mi senti, Mauri? Adesso ti sento. Ok. Allora, il difensore la tocca. C'è da valutare che c'è questo movimento dell'attaccante che però ritrae il braccio. Sì, lo ritrae. Perfetto. Sì, questo è il corso, Vamo a vedere a campo aperto. Campo sentite aperto. L'arbitro, non so se era riferita a questa la domanda. Te la fa vedere. Ok. Questo è anche rosso. Sì. È d'accordo? Sì. Dobbiamo vedere la pipì. Sì, controllo la pipì, aspetta prima di decidere. Vai. Vado indietro. Vai indietro velocissimo. Direttamente le immagini del VAR. Ferma. Ha fischiato rigore. Paolo, aspetta. Vai. Di mano, okay, vai, perfetto, allarga. Fallo di mano, perfetto. Ok. Per me fallo di mano. Capirà, guarda. Lo so, ma è largo. Questa no, non me la guardo questa lui. Fammi vedere un'altra. Fammi vedere un'altra. Ok, ti metto qua. Dammi la retro. Non mi devi dire nulla. Vai. Non mi devi dire nulla. Vista? Stai tranquillo. Paolo, il braccio è largo. E la prende sul polso, quindi calcio di rigore confermato, perfetto.
tocca delitto. Non mi sento nemmeno. È attaccata. Aspetta a riprendere il gioco. Non mi serve. Vattene via pure tu. Vattene via tutti e due. Perfetto, guarda, guarda, a me la velocità è normale. Guarda in corsa. Allora, da qua si vede un po' meglio probabilmente. Vai, niente, tiro, petto, ginocchio, vai, no, niente, niente, vai. L'arbitro non si è reso conto, di base. Il VAR sta verificando. Viola, viola. No, subito dopo, subito dopo. Sì, sì. Subito dopo la riprende. Aspetta! Sì, sì. Paolo, dammi via, che l'altro aspetta, aspetta, Paolo, aspetta. Oh no, aspetto io. Aspetta, qua si toccano, cioè... Fammi vedere da dietro, dammi un'altra immagine da dietro. Un'altra immagine da dietro. Fermala sul punto di contatto, vai. La prende quello della Fiorentina col piede. Fai vedere quest'altro? Questa forse ti dice se esattamente lo prende con la... Vai Paolo! Aspetta, aspetta un attimo. Questa la prende di mano, ragazzi. Vai, vai piano piano. No, ma se vuoi averla la conferma, punto di contatto, l'altra... Aspetta, c'è una super slomo. Cioè... Vai. Questa è mano, ragazzi. Davide! Davide! Davide, mi senti? Sì, Davide! Sento. Buono? Buono. Ah no, è rimpallo, è rimpallo, ok. Allora, lui non lo vede mai, è rimpallo. Non lo fate, non è buono. Senti, ma... Aspetta un attimo, Rosario. C'è anche la... Puoi riprendere il gioco. Avanti, avanti, avanti! Stop. È avanti, è avanti. Se voi sentite avanti. L'assistente immediatamente sul campo di nuovo è avanti. Perfetto, perfetto. Ovviamente l'assistente vai, perfetto, parla del portiere. Perfetto, perfetto, perfetto. Perché il controllo lì lascio Fabri. Vai via. Te la spiego un pochino anche. Meglio. Eccolo. Ed è quella che era accaduta nel derby. Ve la faccio vedere velocemente perché siamo molto in ritardo. L'arbitro dice deviazione, l'assistente chiama il fuorigioco, il VAR in pochissimo tempo, sentite cosa dice? La deviata fa un difensore, aspetta. Difensore. Fermo, fermo, vai. Fermo, fermo. Aspetta, dai, aspetta, 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 aspetta. No, sai, allora. Possibile fuori gioco. Fuori gioco che andava, fuori gioco che andava. Bravo. Vediamo, devi aspettare e verifichiamo. Sì, sì. Aspetta. 16. C'è uno qua a terra, c'è uno qua a terra. Sì. Aspetta. No, fuori deve gioco, mettere le linee, fuori deve gioco aspettare. Qua. Aspettare perché è un po' complesso, ok? Ok. Devi aspettare che devo mettere un po' le linee, aspetta. Allora, fammi la 16, fammi vedere i frame. Qui vedete, cercano il frame corretto, che è quello che vi dicevo prima, il contatto col piede è quello dopo e tornano su quello corretto. Mi devi mettere prima sul difensore, voglio capire. Immagina campo largo. Piede, vero? Francesco? Sì, sì, sì. Sul piede, sul piede. Un po', ancora. Vedete, la linea gialla passa dove poggia il piede e la rossa era sul punto e adesso vanno a verificare Candreva. Fammi vedere invece. Questo è come viene calcolato il fuorigioco e margini di errore, ripeto, qua sei sicuramente all'interno della linea gialla.